Parliamo ora di impianti a lungo termine adiacenti. Un caso di tanto tempo fa, mi focalizzo su questo perché forse è quello più documentato come risultato a lungo termine e credo che si possano apprendere molte lezioni da questo caso. Vorrei mostrarvi gli errori, le diverse filosofie, i diversi approcci. Si tratta appunto di risultati per i pazienti e di lezioni anche che io ho appreso dai miei mentori, dai colleghi, dai congressi. Si sono evolute le alternative di trattamento, si evolvono le tecnologie, si evolve il processo di pensiero. Andiamo a togliere l'idea di posizionare l'impianto, poi fare un innesto vestibolare di tessuto connettivo per avere lo stesso volume di tessuto e non avere problemi estetici per avere i tessuti molli che hanno lo stesso volume orizzontalmente, vestibolarmente, grazie all'innesto di tessuto connettivo. Vedete che cosa intendo in questa immagine? E ci sono delle differenze, delle discrepanze di volumi, come potete apprezzare. Estrazione dentale. Abbiamo usato Easy Extract di Atitan, vedete il riassorbimento mesiale.